Parecchi circoli oggi stanno riconvertendo i loro campi di calcio a 5 in campi da padel. E chi non ha il padel lo sta mettendo con grandi sacrifici, ma comunque lo sta mettendo perché ha capito che oggi come oggi è in una fase di crescita esponenziale, quindi non averlo, si è fuori da tutto. Ecco, questo è il discorso. E nei giorni di zona rossa potrebbero giocare soltanto i tesserati, i fitta agonisti. Diciamo che, come un po' ormai intanto si sa, c'è stato il boom che ha portato anche a tanti tesserati, quindi diciamo agonisti anche di 50 anni, 55, che sicuramente non sono di interesse nazionale. Quindi nell'ultimo anno di quanto è cresciuto secondo voi? Ma io penso di un 300-400%, 500%. È brutto dirlo, ci ha aiutato sicuramente la pandemia, perché non potendo fare, diciamo, sport al chiuso, palestra, piscina, anche tornei, diciamo, secondari di calcetto, quindi di calcio a 5, di calcio a 8, si è riversata tanta gente in questo sport. Quindi nell'ultimo anno di quanto è cresciuto secondo voi? Ma io penso di un 300-400%, 500%. Questo è il circolo Joy Padel Club, dove abbiamo installato 12 campi su un ex campo di calcio, visto l'esplosione di questo sport. E abbiamo i primi 6 campi scoperti, che sono in cemento drenante, e sotto presso stadio ci sono 6 campi coperti. Ci sono anche, per esempio, gli stessi organizzatori di tornei di calcio a 5 che ora si stanno riconvertendo nel padel. Con il fatto che le palestre sono chiuse, non si possono fare altri sport. Questo ha Sì, tanta durato. gente ha voglia di sport, quindi viene a giocare anche chi non ha mai giocato e a noi ci fa piacere. Che poi, tra l'altro, se andiamo a vedere, è uno sport sicuramente che possono fare tutti, veramente tutti. Io ho visto giocare qui un nonno e il nipote di 14 anni, ho visto giocare la mamma col figlio, cosa che in altri sport succede poco. Famiglie intere che prendevano un campo e venivano a passare una mezza giornata qui da noi. È stato un grandissimo aumento, affluenza e soprattutto principianti. Abbiamo avuto tantissima gente che viene dal calcetto, questo purtroppo essendo chiuso si sono dedicati ad altri sport. Però tantissimi principianti, tantissime donne. Che fai vedere che vuoto, perché questo Certo. adesso dove vai in tutta Roma stanno tutti facendo giocare e noi invece guarda, sono le 4 e aspettiamo i tesserati che vengono un po' più tardi. E nei giorni di zona rossa potrebbero giocare soltanto i tesserati, i fitta agonisti. Diciamo che, come un po' ormai intanto si sa, c'è stato il boom che ha portato anche a tanti tesserati, quindi diciamo agonisti anche di 50 anni, 55, che sicuramente non sono di interesse nazionale. Però con questo piccolo escamotage possono anche giocare. Noi cerchiamo di tenerci nei canoni e facciamo giocare soltanto tesserati a livello agonistico, bene, tantissima Serie A, ripeto, si vengono ad allenare e siamo aperti in quei giorni soltanto per loro, diciamo. In zona rossa purtroppo siamo chiusi perché comunque si può uscire solo per cose primarie, lavoro, fare la spesa, però sport non se ne può fare, quindi siamo chiusi. Riapriremo nei giorni del 28, 29 e 30. Che è zona arancione, sempre col gel fuori dai campi, distanziamento, appena si esce dal campo la mascherina, tutta una serie di cose, di attenzioni che vanno prese.